Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 22esimo episodio per la nostra Blender di Comerits. In questo video partiamo subito dalla carica accettando una missione alla sede dell'associazione Venatore Meldasio che è Caccia Grossa Ali Divine livello 37. Tra le rovine nella selva di Stelif è stata avvistata una gigantesca creatura alata, molto probabilmente un Quetzalcoatl, che mi ricorda moltissimo un Guardian Force di Final Fantasy VIII, insieme a Shiva e poi Ifrit. Di fronte a una presenza di questo genere è necessario prendere le contromisure, ma intervenire richiede una preparazione adeguata. Chiunque se la senta è invitato a mettersi alla prova. 6100 kW, 4050 guile, nella quale affronteremo per l'appunto il Quetzalcoatl. Non ricorderò mai questo nome, comunque sia. Il nemico alato di fulmine, diciamo così. Debole a lancia, e questa è una festa per me, lo sapete già, doppi pugnali e gelo, ovviamente molto resistente al sacro perché non è un demon ed estremamente resistente, anzi immune al fulmine perché è un nemico di fulmine. Inoltre ci saranno anche dei demoni marini, quindi quelle specie di coccodrilli con la cresta appuntita che rompono le scatole a terra, deboli comunque sia, a katana, balestra, shuriken e gelo, resistenti al fuoco e resistenti al sacro, sempre perché sono animali e non demon. Quindi di qui controlliamo bene gli equipaggiamenti prima di accettarla, togliamo la katana sacro e mettiamo quella neutra nuova, l'onebami. La lancia ce l'abbiamo, siamo pronti, siamo cattivi, incazzatissimi, andiamo a menare le mani, si comincia. Prima di iniziare, mi è venuto in mente adesso che in realtà ci sono un paio di consigli che posso ancora darvi e che posso mostrarvi anche qui nel video. Questo tipo di boss in realtà non è la prima volta che lo incontriamo, infatti nella storia di Final Fantasy XV l'abbiamo già affrontato e sconfitto una volta, ed è un nemico che si vola e fa attacchi fisici ma fa anche tantissimi danni elettrici. Alla luce di questo fatto, possiamo andare su equipaggiamento, rinunciare eventualmente a un'arma che non dà altissime caratteristiche rispetto allo scudo e al maglio, infatti da un po' di meno, e andarci a mettere, se ce l'abbiamo, un tipo di arma che ci dà tantissima resistenza ai danni da fulmine, così da evitare di essere ogni volta colpiti pesantemente e rischiare anche di morire, quindi di fallire la missione. In questo caso dovrebbe venire in nostro aiuto la stella di tuono, laddove ho una resistenza di almeno il 100% per quanto riguarda questo tipo di attacco, per cui non dovremo prendere proprio danno da fulmine, ma soltanto di danni fisici per l'appunto, che possono essere spesso evitati, parati e eventualmente anche contrattaccati, a differenza di quelli elementali che di solito si prendono e basta come tipo di danni. Per cui direi che così dovremmo star benissimo, siamo finalmente pronti e si comincia. Benissimo, siamo in prossimità del lago di Vespere ed appaiono già un po' di demoni marini, quindi con la katana non dovrebbe volerci poi molto. Hanno comunque tanta resistenza, perché ribadisco, con quest'arma facciamo malissimo. E hanno anche un bel po' di vita. Inizialmente ne dobbiamo sconfiggere solo 4, rispetto ad altre missioni già fatte come quella del Cato Blepas sono molto pochi. Però siccome giochiamo con la CPU e non con degli amici, è sempre tutto più complicato del normale e del solito. Ok, anche questi qui sono sistemati. Trippa di giornata, dopo la andiamo a prendere. Vulnerabile. E quanto ti facciamo male. E pinna appuntita, perfetto. Andiamo a prendere la trippa e vediamo che altro succede. Oh, già arrivato il Quetzalcoatl. E già inizia con i fulmini. Quindi ho fatto bene a consigliarvi la resistenza elementale. Perfetto, di qui lancia. E quante botte ti daremo. Ha anche una buona resistenza ai danni comunque. Ok, lui è simile al grifone come composizione fisica, solo è un pochino più grande mi sembra. Ok, di qui possiamo anche provare a sfruttare il dono della sciamana, sempre se riusciamo a colpirlo chiaramente. Sì, un colpetto ogni tanto lo diamo, ma giusto un ogni tanto. E il problema effettivamente è che sta sempre a mezz'aria. Vediamo se con un po' di attacchi riusciamo a farlo anche cadere. Ok, artiglio di drago, perfetto, lo colpiamo sul musone, vediamo se possiamo fare mutilazione anche qui, magari prendere qualche altro pezzo. Ok, l'abbiamo mutilato ma altri pezzi non ce l'ha dati. E con pochi attacchi in realtà già è quasi a metà vita. Poi avete visto, ha fatto l'ennesimo attacco di fulmine, ma avendo totale resistenza non ci ha fatto nulla. Quindi il consiglio di un equipaggiamento, in questo caso lo shuriken,
che avevo già precedentemente nella nostra serie potenziato a fulmine, direi che va benissimo. Qui ci ha colpito ma non ci ha fatto danno. E anche se siamo ancora più deboli al fulmine, in realtà il danno non dovrebbe passare comunque, perché la nostra resistenza è sempre del 100%. Attilio di drago ancora. Perfetto così. Quindi con questo piccolo accorgimento la missione diventa semplicissima da andarsi a completare. Membrana traslucida. Ed il Quetzalcoatl è stato sconfitto immediatamente e l'ho anche pronunciato bene, quindi in questo video il like neanche ve lo sto a chiedere, me lo merito a prescindere. E femore di mostro, quindi un altro nuovo oggetto ingrediente per vedere se ci sono ricette nuove. E anche stavolta, ragazzuoli, siamo stati stra bravissimi sia dal punto di vista tecnico parametrico che di quello di gameplay. Questa caccia grossa ci offre ricompensa solo 1290 punti esperienza, per cui non è proprio ottimale da farmare per fare level up, però ci ha garantito una membrana traslucida, poi vediamo che cos'è perché è un oggetto bottino nuovo, degli artigli di drago e chiaramente poi i drop riguardanti i demoni marini, quindi fegato d'alligatore, pinna appuntita e osso appuntito. Questo tipo di avversario a me piace molto perché ha la fisicità e il comportamento di animazioni come fosse un grifone, però da un drop similare al Bandersnatch, quindi qualcosa di molto molto particolare. Tornate al quartier generale, come primissima cosa andiamo a togliere la stella di tuono, tanto resistenza a fulmine per ora non ci interessa più, e rimettiamo il nostro bel maglio. Lo so che adesso vedete tanti nomi nuovi e cose strane, però Ignei Senau in brevissimo è un maglio che ho creato per la potenza magica, per un eventuale build con anche dono relativo per fare danni in quel senso, quindi tutta magia e un po' meno al fisico. Il maglio di Mithril è qualcosa che ho comprato, devo ancora controllare. Il Vita Nova l'ho trovato come maglio intaccato facendo molto spesso la missione del Casa nel Bosco livello 28, non so neanche come si facciano a ottenere le armi, ma è un maglio che è tutto sullo spirito, come vedete sulle cure, quindi ottimo per il mago bianco, ma altrimenti non è molto efficace. E ci andiamo a prendere il nostro maglio da orchi. Quindi come vedete, ragazzuoli, non vi nascondo mai niente. Lo so che per molti potrà sembrare una stupidaggine, ma credo che su YouTube Italia di cose nei canali se ne nascondono veramente tante 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 a voi ragazzuoli che seguite video e serie, quindi da parte mia massima trasparenza. Allora, vediamo nuovi oggettini. L'artiglio di drago l'avevo terminati, ma no, questo è diverso, non è quello del Bandersnatch, perché l'artiglio del Bandersnatch dà più 5 a forza fisica e resistenza a fuoco. Questo qui, nel Quetzalcoatl, dà invece potenza magica e fulmine, sono diversi come oggetti, porca vacca, ed offensiva fulgora, trasforma in tuono la magia offensiva. L'attributo fulmine sull'attacco mai, va bene. Comunque, membrana traslucida, questo è un oggetto che costa 1500 punti esperienza e dà più 8% resistenza a fulmine e più 12% da danno da proiettile. Un oggetto molto a sé stante, molto particolare, che in questo caso non ci interessa moltissimo. Comunque questo è quello che abbiamo preso da questa primissima missione del nostro 22esimo episodio di Blind Run. Ed è giunto quindi il momento di andarci a fare l'urgente del 39. Esattamente all'area di sosta di Kautis, la smetto anche di fare l'idiota col commentary. L'ombra di Niflheim, torniamo un attimo seri. Un Manipulus blindato Magitech pesante residuo bellico imperiale, porca vacca che descrizione, è letteralmente impazzito e, fuori controllo, rischia di provocare danni irreparabili. Qualcuno intervenga e metta fine a questo disastro meccanico. 7540 kW, 3600 guil. In questa missione ci saranno almeno 4 tipologie diverse di avversari, lo vedo già dal numero di pagine. Il primo chiaramente è l'MTKB Manipulus, cioè il boss stesso. Quasi 117.000 punti vita, debole solamente a scudo, resistente completamente al sacro. Quindi di qui già c'è da stare attenti. Uno scudo ce l'abbiamo, poi vediamo se è effettivamente più efficace con lo scudo o con la lancia, ma è un nemico molto molto impegnativo. Dopodiché ci saranno anche dei centocchi deboli a lancia, scudo, gelo e sacro, quindi anche con la lancia o con lo scudo vanno subito giù, molto semplici. Però attenzione perché hanno il laser col quale potrebbero instillare in noi lo status alterato negativo confusione, quindi sempre attenti. Dei necromanti o un necromante con più di 90.000 punti vita deboli a maglio, scudo, gelo e sacro, quindi anche qui il maglio va benissimo. E dei folletti con solo 1300 punti vita deboli a doppi pugnali,
balestra, shuriken, gelo e sacro. Quindi si può anche decidere di mettere la katana a sacro ed eventualmente eliminare velocemente i folletti oppure il necromante, oppure tenere la katana che abbiamo neutra, che dà più forza anche a tutte le armi, quindi più attacco fisico, andarci eventualmente di maglio, di doppi pugnali, di lancio, di quello che vogliamo con il quale ci troviamo più comodi. Comunque la cosa più preoccupante è proprio il boss, che ribadisco ha tantissimo attacco, tantissima vita ed è debole solo a scudo. Però, come sempre, farò del mio meglio. Si comincia. Urgente, l'ombra di Niflheim. Il boss appare subito. Il che mi fa pensare che se riusciamo a essere veloci ad eliminarlo, in teoria non ci dovrebbero essere altri intoppi. Ok, di danno gliene facciamo pochissimo. E già lo vedo un po' aggressivo, già si sposta. Ok, vediamo se riusciamo a renderlo vulnerabile e buttarlo per terra, speriamo. Scudo chiaramente non fa tanto danno, ma lui ce ne fa comunque parecchio, vedo. Quindi curatina, sicuramente, ancora, bene così. Ok, vulnerabile, condensatore elettrolitico, perfetto. Quando è in questa condizione è molto più semplice da affrontare, in teoria. Ok, iniziano ad apparire anche gli altri avversari, arrivando lui grosso modo a metà vita. Centocchi muore molto presto e rompe molto le scatole, per cui eliminiamolo in fretta con la lancia. Bene così. Perfetto, ce n'è anche un altro, più folletti. Quindi stacchiamoci un attimo dal boss e ripuliamo tutti i mobini che muoiono stravelocissimamente. Allora, c'è ancora un folletto fastidioso che non sta un attimo fermo. Ok, sistemato. Di qui riprendiamo con lo scudo e quindi andiamo addosso al nostro nemico. Ok, sta per partire un attacco di qualcosa, non so cosa. Comunque ci ha preso in pieno. Ok, ancora vulnerabile, perfetto. Colpiamo come se non ci fosse un domani e la questione dovrebbe essere risolta. Perfetto, il boss è sconfitto. Siamo stati bravissimi. Questa è molto simile ad un'altra missione dove c'erano gli MTK. Occhio che scoppia. Perfetto. Molto simile ad un'altra missione dove c'erano una coppia di MTK deboli al maglio, che in realtà muoiono subito. Quindi gli altri nemici eventuali che possono apparire appaiono laddove siamo molto lenti nel sconfiggere questo nemico. E quindi tutto si va a complicare. Però se siamo veloci, aggressivi e ben preparati, ce la facciamo subito. E quindi siamo stati bravissimi. E questa missione, per il suo completamento, per meglio dire questo urgente, ci offre solo 1120 punti esperienza e qualche oggetto bottino. Sicuramente la quantità di punti esperienza e la quantità e la tipologia di oggetti bottino possono variare in base anche alla nostra rapidità nello sviluppo di tale urgente. Se siamo molto veloci chiaramente prendiamo anche poche cose, perché ci siamo accaniti contro il boss e abbiamo finito subito. Se diamo tempo ai nemici invece di apparire, tra i quali anche i necromanti, sicuramente possono offrire più punti esperienza e qualcosa in più. Ma al momento non ci interessano, per cui ci accontentiamo di una moneta maledetta, due scapole di folletto, due polviscoli neri e quattro condensatori elettrolitici. Siamo stati bravissimi! E dato anche che siamo stati velocissimi con quest'ultimo urgente, direi che possiamo anche spenderci qualche kilowatt qui alla centrale Dajan. Anche perché tale ultimo urgente completata fa parte, sempre in linea teorica perché non so una ben amata mazza, della linea che poi ci porta in teoria al molo di Galdin, che passa qui sotto, dove in zona ci dovrebbe anche essere, se non ricordo male, un altro mausoleo, che era grosso modo qui in zona. Quindi chissà che non ci abbiamo anche un dono nuovo. Comunque, 7000 kW per prendercene 8000 ricompensa, sbloccare Paddy Mullins con un altro profugo e album degli schizzi, quindi oggetti d'estetica al negozio da Iris. Si va! Benissimo, un bel po' di robine. Nella boutique di Iris ci sono nuovi arrivi ed è giusto che sia così. I profughi sono partiti in destinazione area di sosta di Cautis e hanno formato un gruppo, quindi adesso ci andiamo anche. Perfetto. Però prima di andare lì voglio spendere qualche altro kilowatt. Ok. Di qui, siccome ce ne avanzano tantissimi, voglio anche vedere se c'è qualche altra cosa col 16000. Ma non credo. Però intanto per pulizia, no, esattamente, non c'era nulla. Allora, facciamo una bella cosina, siccome tanto comunque le prossime missioni saranno di livello alto, qualcosa continuerà ancora a farmarlo, sempre per non annoiarvi troppo, il gioco ci ripete sempre la stessa cosa, non ho capito perché.
Fammi spendere i punti, poi ci vado all'area di sosta. Ok, di qui c'è la peppa della roba, 13.000 kW per un altro urgente, il Jabber Brokey, questa è pesante, difesa mai portare rancore, e che balle la difesa, e caccia grossa, un re di troppo. Che si è re behemoth nefasto? Ok, l'urgente sicuramente ci porta al nuovo mausoleo, già lo vediamo in mappa. Esattamente, eccola qui. Pericolo Jabber Brokey, mausoleo dell'egemone, e questo mi incuriosisce. 30.000 kW ed arriviamo in zona Molo di Galdin. Vedi, vedi, vedi quante belle cosine. Ok, di qui abbiamo 9.000 kW. Ripuliamo anche la mappa. Ne approfittiamo un attimo, 2 secondi per pulire tutto, così è tutto attivo. Non ci pensiamo più, altrimenti ho sempre questi nodi in sospeso, ci vado sempre con gli occhi a vedere, mi confondo molto spesso, quindi attiviamo tutto e basta. Intanto abbiamo altri 230.000 kW e chissà quanti ne farmeremo ancora. Quindi sì, mi dici sempre che ci sono le stesse cose. Attiviamo tutto. E per ultimo ci prendiamo il 60.000. Ok, abbiamo portato energia elettrica dappertutto, per quello che possiamo. Quindi la mappa è completamente pulita per ora. Di qui, prima di salutarci, non ci resta altro che andare a dare una sbirciatina a livello delle missioni. Perché lo sapete che sono molto molto curioso. Voglio vedere tutto, organizzo tutto. Ok, queste qui sono quelle di solito che ancora abbiamo lì di livello oltre il 40. Il Jabber Brokey è del 40 esatto, quindi con un paio di level up e poi ci scappa questa missione. Sbirciatina rapida, lancia a posto. Ancora lancia Demodonte a posto, abbiamo vinto. Poi vedrete che figuraccia che faccio. E porca vacca, i Tomberry. Di 44? Vabbè, non voglio vedere altro. E un re di troppo, il re behemoth nefasto. Ma quanto è bello! E quanta vita! Ah, però! E qui ci sta bene sempre il consiglio, forse, dell'equipaggiamento con l'attributo resistenza a gelo. Perché lui fa elemento gelo. Quindi il re behemoth forse viene anche più facile così. Ok, vi ho spoilerato anche troppo. E mi sono spoilerato anche troppo. Va benissimo così. Quindi adesso torniamo al furgoncino ed andiamo all'area di sosta di Caudis per organizzare anche lì il gruppetto dei profughi. Eccoli qua. Che bel terzetto di facce da schiaffi. Vediamo subito che caratteristiche hanno e quale forse è il migliore da scegliere nel gruppo. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Benissimo qui. Allora, Paddy Mullins ci dà invio periodico di oggetti bottino. Kurt ci dà apertura della baratteria anche qui. E Lawrence Cometa Corgan ci dà kilowatt. Allora escludiamo subito i kilowatt perché ne abbiamo un'enorme quantità da parte e ne farmeremo ancora, quindi non è un problema. Per quanto riguarda l'invio periodico di bottino, in realtà già ce ne danno tanto. Abbiamo fatto già 3 gruppi in questo modo. Il quarto non so se è proprio fondamentale. E mi incuriosisce molto il vecchietto col baratto perché non so se è lo stesso identico dell'associazione Venatore Meldasio o se ha delle cose nuove. Non possiamo saperlo in anticipo, quindi rischiamo. Mal che vada, la cavolata l'ho fatta io, ragazzuoli, ve la risparmio. Quindi, per questo momento, Kurt, apertura della batteria. Incrociamo le dita che non ho fatto una cagata pazzesca. Vediamo un po' che dice. Ok, il vecchietto si è messo comodo. Apertura batteria. Vediamo che cosa c'ha. Se c'ha ancora una volta Yoshimitsu le stesse cose. Do le testate al muro. Ah, no, 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 no. Ha qualcosa di diverso. Praticamente ci permette di barattare degli oggetti bottino, probabilmente basilari, con poche caratteristiche, per avere qualcosa di più buono. Ad esempio, 10 ossa appuntite per una scheggia di granata. Ovviamente non ne vale la pena per il momento, però forse qualcosa di interessante può anche esserci. Qui abbiamo 10 ossa robuste per una scheggia di granata glaciale, la galvanica che è quella a fulmine, spuntone aguzzo, ce n'ho anche da qualche parte, non ricordo neanche dove l'ho preso, resina di Trent, non vi preoccupate, abbiamo sì tante corazze squamate, ma la missione del Trent è molto facile se dovesse servire, tentacolo di polpo che è di corno di Behemoth, ma mai nella vita. Quindi ragazzuoli, se vi dovesse servire qualcosa, come magari facciamo qualche baratto per la resina di Trent, giusto per vedere. Ci può anche stare, se avanzano tante corazze squamate. Per le altre, a mio modo di vedere, non ne vale la pena. Non è granché. Quindi, se volete fare come ho fatto io, comunque sia, scegliete Kurt.
il vecchietto per il baratto, altrimenti va benissimo anche l'invio oggetti periodici in quanto bottino per aumentare ancora di più ciò che i profughi possono portarci. Però comunque sia ne valsa la pena, se la stupidata l'ho fatta io e non la faccio fare a voi. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 22esimo episodio della nostra Blender and E-commerce tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tanto tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!